Tre punti per cominciare a sognare in grande. Al tombolato di Cittadella il Pescara potrà regalarsi una vittoria che potrà somigliare ad una ulteriore svolta di questo campionato. Per niente facile, ci mancherebbe, contro una compagine che dopo un passaggio a vuoto ha dato chiari segnali di ripresa, segnando 4 reti a Lecce e andando a espugnare il campo della capolista Brescia. Risultati che hanno permesso all'11 di Venturato di riportarsi a un punto dai play-off. Senza dimenticare che all'andata fu proprio il Cittadella a imporre il primo stop in campionato al Delfino. Partita molto difficile dunque, ma il Pescara esce dalla 27esima giornata con una posizione riguadagnata, la terza, a discapito del Benevento, sconfitto a Livorno, e ad un punto dal secondo posto, a 3 dalla vetta. Anche il Pescara ha avuto il suo passaggio a vuoto a inizio girone di ritorno, ma ora ha vinto 3 delle ultime 4 partite. In queste 3 vittorie Fiorillo, grazie anche ad alcune sue parate monster, non ha incassato gol e, per come sono andate le cose, un eventuale punto strappato a Benevento avrebbe avuto al momento un peso specifico elevatissimo. Insomma, il Pescara tosto e concreto in salsa Pillon non entusiasmerà i palati più raffinati, ma può far sognare, specie in caso di blitz al tombolato. Da oggi il tecnico di Preganziol, che ci terrà a fare bella figura nella sua terra d'origine, comincia a preparare l'appuntamento, dovendo fare i conti con le assenze certe di Canute e Brugman infortunati e di Marras squalificato, e dovendo valutare le condizioni di Balzano, fermatosi per un problema ai flessori nella rifinitura di sabato scorso. Se la conferma di Bruno è scontata, la defezione di Marras apre tanti interrogativi che lo stesso Pillon ha messo sul piatto già nel dopopartita con lo Spezia. Ma adesso vediamo, ho una settimana di tempo per lavorarci su. In mente, in testa c'ho già qualcosa, però devo valutare bene, perché bisogna provare anche dei giocatori in quel ruolo lì. Vediamo, farò le mie considerazioni. Potremmo anche ritornare al 4-3-3, potremmo fare 4-3-1-2. È una situazione che devo studiare attentamente, cercando di sbagliare il meno possibile. Non si può escludere neanche il 3-5-2. Insomma, 3 moduli diversi al vaglio di Pillon, che se dovesse propendere per la conferma del 4-3-1-2 dovrebbe poi scegliere il sostituto di Marras. In prima fila Del Sole e Sottil, ma non si possono escludere anche Capone, Antonucci o addirittura Melegoni, anche se quest'ultima soluzione toglierebbe alternative in corsa al pacchetto mediano. Sul fronte Cittadella invece mancheranno il difensore Frare e il centrocampista Settembrini per squalifica. Tornerà il centrale Drudi, mentre saranno da valutare le condizioni di Ghiringhelli e Pasa. Per i tifosi del Delfino che vorranno andare in trasferta, sarà possibile acquistare i biglietti in prevendita fino alle ore 19 di venerdì prossimo al costo di 14 euro.